Lo scavo archeologico della villa romana di Mutteron dei Frati, situato all'interno della Val Grande di Bivione in provincia di Venezia, continua a parlare all'equipe di archeologi delle università di Regensburg e di Padova che stanno lavorando alla seconda campagna di indagini iniziata a febbraio. Tante le novità di rilievo che giungono dall'unica testimonianza ben conservata degli insediamenti che dovevano trovarsi lungo il litorale Alto Adriatico in epoca romana. Dopo qualche settimana si sta evidenziando che la zona residenziale della villa romana è decisamente più estesa di quanto si pensasse inizialmente. I proprietari della villa erano indubbiamente persone facoltose che hanno beneficiato anche della straordinaria posizione in riva al mare per potersi approvvigionare dei materiali necessari alla realizzazione della villa stessa, che infatti, come si può evincere da alcuni marchi impressi nei mattoni, provengono dalle cave di Aurisina o da quelle d'Istria. Perché il paesaggio incontaminato ha preservato l'ambiente e sta permettendo di proseguire su due tipi di studio legati all'epoca romana e quella medievale. Il mare allora ricopriva tutta la superficie su cui si è poi sviluppata la località balneare e i proprietari della villa ne avevano goduto proprio col mare fuori dall'uscio. Tra i vari oggetti ritrovati anche uno splendido esemplare di lucerna del IV secolo fatto a mano e con chiari segni di essere stata usata. I nuovi scavi hanno riportato alla luce nuovi reperti musivi in una delle quattro aree oggetto di indagine, tutte localizzate a ovest rispetto al sito già noto. Da programma le zone previste erano tre, ma le anomalie del terreno segnalate dalle prospezioni geofisiche hanno portato proprio in queste ore all'ampliamento delle indagini. Diversi materiali, tra cui un coltello e una serie di monete, confermano che il sito era abitato anche in epoca tardo antica.